Fiorentina, non abbiamo perso, però è un pareggio che comunque ti è costato due punti in meno in casa. Col Torino c'è altro inghippo. Forse è l'unica partita, no, per assurdo, l'unica partita che abbiamo perso, diciamo, normalmente, purtroppo. Esatto, purtroppo è stata proprio il derby, perché se vai a vedere. Sì. Però. Sì. Quella è stata l'unica, quindi questo ti dà un segno che se nell'arco di una stagione tra Europa League, Coppa Italia e campionato toppi, che poi non hai toppato, comunque non hai giocato all'altezza, solo una partita che poi magari era quella che magari tra tante poi non doveva essere, però poi questo è relativo, e quindi questo ti dà il senso di una grande squadra che comunque poi, se vai a vedere come dici te Antonio i numeri, 8 vittorie in trasferta in campionato, e esatto, quando vai a giocare a Bergamo contro l'Atalanta riesci a fare 3-3 e sei andato due volte sotto, e soprattutto all'inizio che sei andato sotto di due gol e comunque riesci a fare 3-3 con una squadra poi che è la più in forma in campionato, che elimina il Napoli e batte la Roma. Sì, è quello, stavo arrivando là appunto. Sei, giochi a Bergamo, poi l'Atalanta ti dimostra che quando non ha l'impegno in mezzo alla settimana di Coppa Europea, che magari gli porta via tante energie, va a Napoli e si qualifica, e gioca qua a Roma e vince fuori casa. Certo. Quindi la te dà pure l'immagine del stato di forma della Lazio di questo momento, insomma, che sicuramente dal derby in poi ha avuto una flessione, ma penso che quella sia fisiologica, anche perché se vediamo tutte le partite di tutte le squadre, vediamo non a caso per esempio la Juventus, vedi la partita di Coppa Italia, ha tritato il Torino, l'ho vista, l'hanno tritato, a prescindere dall'episodio, che poi vabbè, quello è discutibile, poi sul secondo gol. Poi la vedi giocare a Cagliari, c'ha un calo decisivo, ha giocato un tempo, ha preso, però poi è difficile trovare, esatto, è difficile trovare una squadra come noi che comunque ti dà una continuità non solo nei risultati ma proprio nel gioco. Che le 8 trasferte non dico che siano state passate, con impegno, più intensivamente, senza mai faticare. Sì, ma questa è la qualità che secondo me. Beh, però mettici, dunque, in casa ci abbiamo Torino e Fiorentina che pesano molto sulle statistiche. Quello che l'hai giocato. No, ma poi no, è per dare No, per dare un senso ai numeri, sì. Ah, no, poi scusami, c'è pure la No, c'è la prima di campionato che abbiamo fatto 0-0 con la Spal, quindi ci sono state una serie di partite. Venivi da stagione. Ma sì, però non sono stop dovuti a brutte sconfitte come può essere quella della Roma con l'Atalanta. Quella è una brutta sconfitta, perché poi fai pure tutto il secondo tempo in 10, quindi noi brutte sconfitte. Beh sì, in effetti è strano per una squadra come la Lazio, che comunque fa del pubblico il 12° uomo in campo, e magari avere questi punti, in effetti i numeri parlano chiaro. Però è anche vero che in questo momento la Lazio ha fatto molte meno partite in casa rispetto a quelle fuori casa. Ce ne sono subito per dire due, Chievo e Udinese, che tendenzialmente potrebbero essere favorevoli. E poi l'annata passata la forza della Lazio di Inzaghi era appunto il rendimento casalingo, quindi anche su questo c'è da ben sperare, perché sicuramente poi il mister in questo momento lavorerà molto su questo, perché l'ha rimarcato più volte dicendo che comunque
veniamo in, starà iniziando un periodo particolarmente intenso di impegni, e oltretutto la maggior parte sono casalinghi, quindi penso che hai fatto un'ottima osservazione, Antonio, ma senz'altro ne beneficerà la squadra, perché su questo già si stava muovendo Inzaghi, ma si sta muovendo poi su qualcosa di cui ne aveva già favorito l'altro anno, perché ha fatto tanti punti in casa. Comunque è un onore del vero, a prescindere da tutto, la spalla, il risultato, è vero che la Lazio ha vinto 5-2, comunque è una buona squadra, non è una squadra di quelle scarzone che vedi come... A me mi ha dato una cifra fastidio, sì, la spalla, guarda. No, però l'ho vista, non gioca male, no, rispetto, io ho visto altre avversarie della Lazio che magari hanno perso con meno gol di scarto, però peggio, no, della spalla. No, sì. Salamo, Vigari, sì. Sì, forse. Forse sui forse sui difensori è vero. È vero. Se prendono qualche difensore, sì. Dovrebbero prendere qualche difensore. Secondo me gli attaccanti c'hanno quattro attaccanti. E cosa? Quello del Chievo, che giocava nel Chievo, Paloschi. No, strano che stavolta si è distratto. Ma, no, a me chi ha colpito particolarmente era Lazzari sulla destra, è un discreto giocatore e ha messo in difficoltà almeno nella parte iniziale Lukaku. Per poi il resto Viviani, che è un ex del settore giovanile della Roma e il figlio di un ex calciatore della Lazio anni 80. Viviani, sì, ha esordito, poi stavo sentendo proprio la casualità, infatti anch'io con la SPAL esordì proprio alla sua epoca negli anni. Sì, no, ma che la Lazio aveva giocato con la SPAL, aveva esordito appunto con noi. No, ma la particolarità poi della spalla era tutta sull'agonismo, la veemenza e l'aggressività. Hanno interpretato molto bene la partita. La cosa che mi lascia un po' particolare, è vero che io la spalla non l'ho seguita nel corso dell'anno, però mi sembrava che l'avessero messa soltanto l'altro giorno con noi, tutta questa veemenza. Chiaramente no, si no, deve no. salvare e a prescindere. No, ho detto l'ho... È una squadra difficile da affrontare, perché comunque fa dell'agonismo la sua forza principale. Pure molto ritmo. Sì, sì. Molto. Ma guarda che la corsa per la retrocessione è particolare quest'anno, perché comunque sia il Cagliari sembrava un mese fa completamente fuori, adesso non è completamente tranquillo. La differenza però è talmente... Sì, è vero, però il Benevento... Però da quando lo stiamo... Però... Ha fatto due vittorie. È quello che... Però è vero che il Benevento sta fuori, però ultimamente ha fatto due vittorie e già ha diminuito di tanto la differenza, non si salverà il Benevento. Però da 7 a 14, quant'è la... Dovete considerare, sì, che il Benevento ha un distacco grosso. Comunque, se mantiene questo ritmo, potrebbe farcela. Magari fa come il Crotone l'anno scorso, una serie di risultati. Per quello, quindi... dico. Certo. Però già tra la spalla e il Cagliari c'è un bel distacco, perché sono 5 punti e sono tanti. Sì, verso fino la... a poco fa era come dicevi te, addirittura c'era pure il Genoa sotto, sì, che se la rischiava. Addirittura però... l'Udinese era arrivato in una brutta zona, poi ha fatto questa serie di vittorie. Però quello che dico io, se stai a marzo-aprile sì, hai ragione già, ma stando ancora a gennaio, 5 punti di differenza non mi sembrano un'enormità. No, il Genoa stesso che sta a 21 ne ha 6, con un campionato così spaccato, con le grandi che non le fermi più, le prime della classifica alla fine se non si scontrano tra di loro fanno quasi sempre bottino pieno, e è più facile che diventa più equilibrata la corsa anche sotto, perché... Io ho visto gli inizi da Cagliari Juventus, ho visto Cagliari Roma, rispetto alla SPAL tecnicamente due partite, la SPAL no due però partite, poi hai citato che, su cui gli hanno levato bei punti, tutte e due, poi il
evidente. In tutte e due le partite, una cosa importante. Sì. Bisognerà vedere anche comunque poi il mercato di gennaio. Che innesti faranno queste squadre poi. Esatto. Beh, il presidente della SPAL ha detto che sicuramente già dal prossimo appuntamento, quando inizia il campionato, qualche ritocco. In difesa assolutamente. A proposito di ritocchi, per una volta la Lazio è la prima squadra ad aver chiuso un acquisto, ovvero Martin Caceres. Quindi sì. Anche se era a settembre l'ha chiuso. Era però comunque per una volta, stranamente, tra i grandi, diciamo, la Lazio è quella che ha preso. No, poi ha preso uno veramente forte, quindi sì, non è che ha preso un tassello. Facciamo due nomi sui difensori della Lazio, tra quelli che sono arrivati come casa e quelli che ci sono. Guardate quante altre rose davanti e subito dopo noi hanno sei giocatori di livello. Ma lasciamo stare le stupidaggini di Wallace e Bastos, però Wallace e Bastos, Rai, Radu, Casares, Bastos. Sì, Marusic, Lukaku. Squadra in Serie A, che no, considerate poi che ci sono due squadre che stanno sopra noi, che no, una sta sotto adesso, che comunque Casares gli sarebbe servito come il pane, a no, due, ma... perché pure al Napoli, a Roma specialmente gli serviva, ma il problema ma perché al Napoli gli manca il laterale sinistro, ma Casares sì, ha giocato molto in quella posizione, però effettivamente è più dall'altra parte, sulla destra che sulla sinistra. Però è vero anche che Casares sono tre anni che viene comunque sponsorizzato a tutte le squadre d'Italia e nessuno ha mai fatto un investimento su questo giocatore tranne il Milan, come hai detto più volte tu Gianfranco, dove fece le visite mediche, non le superò e allora non se ne fece più nulla. Ma Casares cerca una squadra di livello già da un paio di stagioni, perché comunque ha un carattere un po' particolare, è un giocatore di personalità, è un giocatore che ha giocato a piani livelli nel Barcellona vincendo tutto quello che c'era da vincere con Guardiola, ha giocato bene, ha giocato tantissimo nella Juventus di Conte, decidendo tantissime partite con gol di Casares, se ricordo, e quindi poi protagonista anche dello scudetto stesso. Parte un paio di domeniche è stato fuori. Ha un carattere un po' particolare, bisognerebbe che torni a fare il calciatore e sicuramente già l'ha fatto da Verona. Ma la domanda che voglio porvi a voi, è difficile stravolgere questa squadra, non bisognerebbe toccarla, ma con l'arrivo di Casares non si potrebbe cambiare addirittura il modulo e fare una difesa a 4 e permettere poi di cercare almeno in determinate partite di provare tutti e quattro gli uomini di maggior valore in avanti, ripeto, Anderson, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile? Beh, secondo me sì, anzi, assolutamente penso, anzi, forse che sia proprio improntato a questo l'acquisto di Casares, in quanto per permettere una soluzione in più a livello difensivo, perché quest'anno poi, salvo sporadiche occasioni, ricordo in Europa League col Vitesse o qualche altra occasione, però Inzaghi è praticamente sempre partito con la difesa a tre, quindi credo che questa sia proprio l'alternativa che serviva per far sì che la Lazio possa di nuovo giocare a 4. Tu Alberto che ne pensi? Scusa, stavo rispondendo. Ok, allora passa Gianfranco. Beh, io sono contento di Casares perché a prescindere poi dal cambio di modulo è un giocatore che finalmente, quello che chiedevi spesso te, ti potrà consentire a partita in corso di fare dei cambi pure in base a quello che ti serve, non sei obbligato perché hai sempre gli stessi cambi, ossia Lukaku per Lulic, quelli condizionali, perché comunque Martin Casares può giocare pure, per come la vedo io, poi non so se siete d'accordo, pure al posto di Parolo in caso, in qualche situazione in cui magari vuoi far respirare Parolo. Comunque non è un giocatore che è solamente il laterale, no, difensivo, è uno, diciamo, che comunque è un Lulic, Jolly come Lulic, no, è un Jolly difensivo, un Jolly difensivo che può fare anche magari il ruolo di Marusic in determinate volte. Il centrocampista non gli è mai stato chiesto di farlo, per questo non so se può essere valido come opzione, ma questo è un giocatore comunque sia navigato ed esperienza che qualsiasi cosa gli chiedi di fare la fa. Soprattutto se integro fisicamente, sicuramente nell'arco di pochissimo tempo si conquisterà il posto da titolare. Io credo... so in quale posizione però troverà posto tra i titolari, se integro fisicamente che riesce a giocare tutte queste partite. Io credo che i problemi... giocava una volta a settimana.
Io credo che i problemi di Caceres non siano fisici, bensì altro. No, extra campo e che gli atteggiamenti che gli sono costati la Juventus, esatto, stessa. Quelli però poi ti comportano a lungo andare, soprattutto perché adesso comunque bisogna sparisci proprio. C'è un giocatore tedesco che è stato preso dalla Juve che è scomparso.